Quali misure adotta il Parlamento europeo per dissuadere le persone dal fumo? Oltre 7 fumatori su 10 iniziano prima di compiere 18 anni. Ecco perché il Parlamento europeo ha approvato una serie di misure per convincerli a non farlo. Il messaggio che avverte della pericolosità del fumo dovrà coprire il 65% di tutti i pacchetti, contro l'attuale 30% sul fronte e 40% sul retro. La marca apparirà solo in fondo al pacchetto. Quali altri provvedimenti sono stati presi in considerazione? Il Parlamento europeo vuole vietare gli aromi che rendono il prodotto più invitante, anche se il mentolo verrà eliminato solo nel giro di 8 anni. Inoltre, si vogliono vietare i pacchetti da meno di 20 sigarette. Le sigarette slim, invece, rimarranno in vendita e gli additivi necessari per la realizzazione di prodotti a base di tabacco, come lo zucchero, saranno ancora consentiti. Quale sarà il futuro delle sigarette elettroniche? Il Parlamento europeo vuole che le sigarette elettroniche siano regolamentate come medicinali, ma solo se viene riconosciuto che possono aiutare le persone a smettere di fumare o ne vengono dimostrate le proprietà preventive. Diversamente, il Parlamento europeo vuole che contengano meno di 30 mg al millilitro di nicotina, riportino l'avvertenza relativa alla salute, siano vendute solo ai maggiorenni e rispettino le stesse restrizioni alla pubblicità dei prodotti a base di tabacco. Sarà necessario indicare l'elenco completo degli ingredienti. Perché è così importante? Nell'Unione Europea circa 700.000 persone muoiono ogni anno per malattie legate al fumo. I costi annuali per i servizi sanitari si aggirano sui 25 miliardi di euro. Dal momento in cui il Parlamento europeo e i governi nazionali avranno adottato la legge, gli Stati membri avranno 18 mesi di tempo per applicarla.